Buonasera. Si dice sempre pochi minuti, ma saranno davvero pochi minuti. Intanto per ringraziare Maurizio Landini e Luciano Fontana, per ringraziare Sonia, Tommy, non vedo ancora Rosario, ma è in arrivo. Due parole. Nel 2009 Didier Eribon fa uscire in Francia questo testo, Ritorno a Reims. Resistenza della sinistra e della destra. Ma non perché Eribon fosse, come dire, anodino in mezzo e non prendesse posizione, perché in realtà poneva e pone, e lo spettacolo che ne è nato pone, delle domande profonde e non delle domande da campagna elettorale con risposte immediate da campagna elettorale. Il suo, lui stesso lo definisce una autobiografia sociale. Lui dice, cosa vuol dire Ritorno a Reims? Vuol dire cercare di capire cosa sta succedendo tornando alle origini. Non vuole essere una spiega, ma vuole essere un contesto. Tornando alle sue origini di figlio di operai, diventato intellettuale dichiaratamente di sinistra a Parigi. E si chiede la domanda che molti di noi si sentono, ne parlavamo prima con Landini, con Fontana, perché gli operai, i lavoratori votano l'estrema destra. Continuiamo a chiedercelo. Quello che Eribon fa è il tentativo di tornare, in questo ritorno impossibile, doloroso anche alle sue radici, figlio di operai che erano xenofobi, figlio di operai che erano omofobi e che però erano iscritti a un partito. Si chiede come mai si è passati dal noi ai francesi, agli altri diventati nemici. Che responsabilità ha la sinistra, se lo pone da questo punto di vista, vera, profonda? E la domanda che lui pone a se stesso è: io mi sono battuto molto contro la vergogna della mia omosessualità, dell'omofobia. Perché non mi sono battuto altrettanto contro la vergogna della mia provenienza sociale, di figlio di operai? Le domande sono queste. Io dicevo prima, scherzando, ma mica tanto, che la qualità delle domande determina la qualità delle risposte. Il testo, così come lo spettacolo, non è assertivo, pone delle domande, non è neanche relativista, pone delle domande sulla responsabilità. La storia dello spettacolo è molto semplice. Nel 2009 esce il libro con queste reazioni, nel senso profondo del termine, in Francia. Nel 2017 esce la versione italiana, e in coincidenza proprio dell'edizione italiana, quindi 2 anni fa, noi incominciamo a discutere con Thomas Ostermayer quale spettacolo mettere in scena con lui, e immediatamente abbiamo deciso di mettere in scena questo. Dalla scrittura del libro sono passati 10 anni, le domande sono ancora lì e probabilmente si sono radicalizzate. Eribon arriva a parlare chiaramente di una irrequietezza ragionata. Non è possibile non approfondire perché accade questo. Il suo non è proselitismo, non c'è nessuna parte assertiva, ma neanche relativistica. È una richiesta di assunzione di responsabilità. Quindi le risposte, le domande che lui pone alzano il livello delle risposte che la sinistra deve dare, ma che la società deve dare. Lui parla molto di dignità. Chi rappresenta la dignità dei vecchi, dei nuovi operai, dei nuovi esclusi? Chi riesce a far sentire il senso di appartenenza, a rappresentare la dignità? Ho finito dicendo che il libro chiude, secondo me, con una cosa, Sonia lo sa perché più volte ne abbiamo parlato, ma anche loro, chiude con una frase bellissima. Lui diventa professore universitario perché la madre letteralmente si uccide di lavoro. Vedrete lo spettacolo, inizia proprio con le immagini della madre e di lui che torna, dicendo poi il ritorno è impossibile, però la distanza mi insegna qualcosa sul presente. La madre gli dice, sei finalmente diventato professore,
di filosofia? E lui risponde, no, veramente di sociologia. E la madre dice, la sociologia ha qualcosa a che fare con la società? Io credo che questa sia la grande domanda. Grazie, e adesso a voi, ovviamente. Grazie di essere venuti. Grazie a Sergio Escobar, grazie a tutti voi per essere qui ad ascoltarci, a Maurizio Landini di aver accettato di discutere su domande e temi che già Sergio ha abbastanza delineato bene nella sua introduzione. Naturalmente partiamo dallo spettacolo, per parlare di classe operaia, per parlare di politica, di nuovi ceti sociali, di rappresentanza e delle tante cose che ci stanno succedendo e succedendo in questi anni. Partiamo da un libro e da uno spettacolo che parla di un padre fiero di appartenere alla classe operaia mentre il figlio fugge dalla famiglia. In realtà l'interrogativo che si pone è per quale motivo sono stato capace liberamente di rivendicare di essere gay, invece mi vergogno un po' della mia appartenenza alla classe operaia. Perché, in quanto intellettuale, in quanto sociologo, filosofo, a seconda della nostra interpretazione, scrivo tanto di dominazione sociale, di dominazione in generale, soprattutto di quella tra i sessi, e non riesco ad affrontare quella sociale. Perché la dominazione sociale non ha più spazio nel discorso pubblico. Intanto quindi partiamo, diciamo, da una riflessione più generale. Landini, perché non c'è più spazio nel discorso pubblico del discorso sulla dominazione sociale, sul discorso delle differenze sociali e le differenze di classe? Ma io penso che in realtà uno dei temi di fondo da cui partire è, la dico così secca, è, da un certo punto di vista, la svalorizzazione del lavoro che si è determinata, in un certo senso quasi la mercificazione del lavoro, no? E in questo senso credo che uno degli elementi che si è anche determinato è una rottura anche della rappresentanza politica del lavoro, una distanza che si è determinata tra la rappresentanza politica e il lavoro. E da un certo punto di vista, secondo me, quello che è avvenuto è perché in molti casi anche chi pensava di rappresentare il lavoro, da un punto di vista anche di modello sociale o di modello di lavoro, quando ha assunto direzioni di governo, di Stato, eccetera, sul piano dell'organizzazione della produzione, sul piano anche della organizzazione, diciamo così, sociale, non ha sperimentato modelli alternativi. Adesso la voglio dire banalmente come concetto, ma socialismo più taylorismo fa taylorismo. E da questo punto di vista io credo che qui si è aperto un tema, e cioè che forse un tema di fondo quando si parla di lavoro, secondo me, è la libertà delle persone nel lavoro e la possibilità che le persone hanno di potersi realizzare nel lavoro che fanno. E questo credo che determini anche la possibilità di organizzare il lavoro e di organizzare, diciamo così, anche i valori in maniera diversa. E molto spesso, se ci ragioni, la contraddizione che si determina è tra la libertà nel lavoro o la libertà di una persona attraverso il lavoro che fa, che si scontra molto spesso col diritto di proprietà di chi dispone del lavoro che tu fai. Io credo che qui ci sia un punto, se la guardo in senso generale anche nella storia di oggi, ha portato anche alla crisi della cosiddetta sinistra.
perché se la ragiono da un certo punto di vista, poi le puoi declinare come vuoi, e cioè puoi declinarla socialista, socialdemocratica, comunista, declinano come vuoi, e come se da un certo punto di vista hanno, diciamo così, concluso la propria spinta propulsiva, perché al lato concreto, al momento che sei arrivato anche al potere, in realtà non hai determinato un elemento di cambiamento reale della condizione di vita delle persone. E da un punto di vista di valori e di cultura, quello che secondo me poi in questi anni si è affermato è questo, lo dico perché in un certo senso nella mia esperienza io vedo quasi uno spartiacque, no? E cioè, se uno ci pensa, anche la guardo in Italia, ma può essere più generale, ma guardiamoli in Italia, gli anni che hanno prodotto nello stesso tempo un avanzamento sia sul piano dei diritti nel lavoro, sia sul piano dei diritti, diciamo, civili, no? È proprio gli anni 60 e 70, no? Che hanno determinato e che hanno coinciso, se la guardo dal punto di vista anche del lavoro, della rappresentanza, penso anche dal punto di vista sindacale, gli anni di maggior unità sindacale, di conquiste nel paese. Quelli sono gli anni non solo dello Statuto dei lavoratori, ma della riforma sanitaria, sono gli anni dei diritti civili, se penso al divorzio, se penso all'autodeterminazione delle donne, cioè se penso anche a una crescita che ha determinato. A un certo punto io credo che negli anni Ottanta si determina anche una rottura che è culturale, ma che è anche nel mondo, che cambia anche la composizione del capitale in un qualche modo, no? Gli anni Ottanta, se ci pensiamo, dalla sconfitta alla Fiat, a Reagan negli Stati Uniti, alla Thatcher in Inghilterra, sei anche simbolicamente di fronte alla messa in discussione di un diritto di chi lavora di voler intervenire anche sulla propria condizione, e dall'altra parte sei ad una trasformazione, anche se vuoi, del capitale in cui prevale la finanza e prevale la finanziarizzazione anche dell'economia, che da un certo punto di vista ha interrotto anche un processo di battaglia per la libertà nel lavoro, perché in un qualche modo ha, diciamo così, riportato il lavoro a quella che è una condizione di pura merce, nel senso che da lì in avanti sono avvenuti anche processi di precarietà, diciamo così, nel lavoro, che almeno nel livello che vedo io non hanno precedenza. Io vi racconto questa cosa per dire una contraddizione. Ieri sono stato in Calabria e sono andato a Melissa perché erano i 70 anni dell'eccidio di Melissa, dei lavoratori, delle persone che, diciamo, occupando le terre furono uccisi. Andando lì sono passato da Crotone, dove ci sono dei lavoratori che sono stati, che lavoravano in un supermercato della Carrefour e che sono stati licenziati via WhatsApp, no? Ecco, se uno determina quella cosa lì, capisce che livello di svalorizzazione nel lavoro si è determinato. E al punto che il lavoro e quindi le persone diventano una cosa, appunto, tornano ad essere una merce che può essere comprata, venduta, e io credo che qui si è determinato un elemento anche di rottura, perché il lavoro ti dà identità non solo se ti realizzi, ma se attraverso il lavoro sei anche in un qualche modo in grado di indicare un elemento di trasformazione sociale, di trasformazione anche della vita. Se questo elemento si interrompe, e come quelle persone lì si trovano da sole a dover affrontare questa situazione e non hanno, anzi qualcuno gli spiega che quello è il prezzo della modernità che in un qualche modo devi pagare, ecco, io penso che lì c'è un elemento in cui tu hai bisogno di ricostruire una connessione sostanzialmente che si è interrotta, e se la guardo da un certo punto di vista, tra l'altro oggi sei di fronte anche ad un altro passaggio, ad un'altra fase, cioè mai come adesso il problema non è solo avere dei diritti nel lavoro, ma diventa importante cosa faccio nel lavoro che svolgo, no? E quindi sei in una fase addirittura dove si riapre il problema di che cosa produco, di perché lo produco, con quale sostenibilità ambientale lo produco, e quindi da un certo punto di vista, secondo me, oggi se tu vuoi tornare a ridare un significato al lavoro e alla rappresentanza del lavoro, e quindi a una, diciamo così, anche a un'idea di trasformazione sociale, questo secondo me è il tema con cui devi misurarti, e che forse è stato quello che ti ha portato anche a una sconfitta culturale,
perché il processo che dicevo prima è stato anche una sconfitta culturale, perché a un certo punto anche chi pensava di rappresentare il lavoro in realtà ha assunto il mercato e ha assunto i valori del mercato come elemento quasi indiscutibile con cui sostanzialmente fare i conti. Allora io penso che questo è uno dei temi. Alla domanda iniziale del perché oggi, ed è un processo non solo in Italia, ma è un processo più in generale che hai anche in Europa, che hai anche in tante situazioni, io credo che uno degli elementi della rottura è proprio questo, e cioè che c'è chi ha smesso di pensare e di rappresentare il lavoro non solo come diritto, ma come elemento di trasformazione sociale. Poi dentro a questo c'è anche un elemento che questa mercificazione poi del lavoro e delle persone ha portato anche a non assumere fino in fondo anche il valore della differenza, no? In questo caso, se vuoi, della differenza di genere, di una cultura che riconosca anche diritti sostanzialmente diversi. Ecco, io penso che questo è uno dei temi con cui oggi in un qualche modo devi fare i conti e da cui in un qualche modo anche ripartire, prendendo atto di una sconfitta culturale che hai subito, ma dall'altra parte della necessità di misurarti sul terreno della rappresentanza del lavoro, assumendo in questo senso la libertà e la realizzazione delle persone nel lavoro come un elemento anche di progetto sociale, di progetto politico. Ecco, io penso che questo in generale sia uno dei temi con cui si deve provare a fare i conti. Ma sì, certamente. Io penso di avere su per giù la stessa età di Landini, quindi tutti e due ci ricordiamo probabilmente quando c'era una sorta di identificazione abbastanza accettata e comune tra gli operai e il partito. C'era il partito nemmeno declinato nelle sue formule. Ricordo che negli anni del movimento studentesco si stava molto attenti a non dire cose che poi gli operai e il sindacato, la CGIL, che era molto collegata al partito tradizionale della sinistra, al partito comunista, ma anche quello socialista, portavano avanti. La divisione era netta: si stava con gli operai o si stava contro gli operai. Gli operai entravano in Parlamento, adesso non so se ce n'è qualcuno ancora nell'attuale rappresentanza parlamentare. La sinistra non vinceva, come succede nelle ultime elezioni a Milano, solo nel centro storico. Naturalmente sono successe tante cose, c'è stato un cambiamento epocale determinato dalla caduta dei regimi comunisti, dalla caduta del muro, lo ricorderemo tra un po', abbiamo un trentennale in arrivo, e c'è stata però una trasformazione radicale dei modi di produrre, dei partiti e della rappresentanza sindacale che interpretava anche questi modi di produrre. Ha ricordato, diciamo, la parabola della sinistra, possiamo dirla bleiriana, e quando la finanza diventa molto più importante che la produzione. Però in tutto quello che si sta scomponendo, in tutte le cose che stanno accadendo, nei modi di produzione, nella rappresentanza politica, alla fine questa, noi chiamiamola classe operaia perché adesso non va più di moda di parlare di classe, però poi lavoratori ci sono, fabbriche ci sono, oggi abbiamo appena saputo che sulla Whirlpool si sta cercando di trovare una soluzione, ma soprattutto ci sono, possiamo chiamarli così, dei nuovi proletari, i giovani precari, i riders, gli addetti ai lavoretti, ai lavoretti della gig economy. Chi rappresenta questi nuovi lavoratori? In che modo riescono ad avere non solo rappresentanza politica, ma anche una voce nel paese, in un mondo così scomposto? Cioè, ve lo ponete come sindacato questo problema? È un problema all'ordine del giorno? Avete il modo giusto di rappresentarli, il modo giusto per portare avanti le loro rivendicazioni? Adesso non so se è il modo giusto quello che abbiamo, sicuramente questo è uno dei problemi di fondo che ci stiamo ponendo, anche perché banalmente una, secondo me, riflessione da fare è che se ci si pensa un attimo, il numero di persone al mondo
che per vivere hanno bisogno di lavorare con una forma di lavoro salariato, non è mai stato grande come adesso. Il punto vero è che non c'è mai stato un livello di competizione e di frantumazione dei diritti come adesso, no? Se uno ci pensa, quando parlavo di finanziarizzazione, di globalizzazione, uno degli elementi nuovi con cui tu hai dovuto fare i conti è quando sono stati messi in competizione tra di loro 500 milioni di persone che dei diritti avevano conquistato nel tempo con 1,5 miliardi di persone che di diritti non ne avevano, no? Questo è stato uno degli elementi che ha ingenerato anche una logica competitiva che ha ridotto sostanzialmente i diritti in senso generale. Questo è un tema che riguarderebbe anche che tipo di politica economica fai, di come anche le legislazioni in giro per il mondo hanno favorito un processo di questa natura, no? Che per assurdo portano ad una situazione in cui il denaro può circolare liberamente per il mondo, addirittura nei paradisi fiscali, loro hanno i paradisi in terra, no? Mentre le persone, se ci pensiamo un attimo, hanno i muri, non possono girare, o c'è chi vuol fare i muri, ecco, per dare l'idea anche di una logica che in un qualche modo è prevalso. Se ti dico come lo stiamo affrontando, parlo in questo caso di CGIL, noi abbiamo fatto anche un cambiamento. Banalmente faccio questo esempio: il prossimo anno 2020 molti lo ricorderanno e ci saranno iniziative perché sono 50 anni dello Statuto dei Lavoratori che fu fatto nel 1970. Noi oggi, proprio perché siamo di fronte ad una situazione di cambiamento e lo Statuto dei Lavoratori, come è noto, ha subito picconate molto consistenti, job act, non job act, diritti che non ci sono più e tutto il resto, noi oggi non stiamo chiedendo di tornare allo Statuto dei Lavoratori del 1970. Noi come CGIL abbiamo depositato in Parlamento, raccogliendo le firme, una legge di iniziativa popolare che chiede la definizione di un nuovo Statuto dei diritti dei lavoratori e che assume un elemento di novità. I diritti non debbono nel lavoro, non debbono più essere legati al tipo di rapporto di lavoro che hai a tempo indeterminato salariato, no. Noi stiamo dicendo che i diritti debbono essere in capo alle persone che lavorano, qualsiasi tipo di rapporto di lavoro hai, faccio un esempio classico, sia se sono una partita IVA, sia se sono un lavoratore dipendente, debbono esserci diritti fondamentali che debbono essere uguali per tutte le forme di lavoro, per impedire che ci sia una competizione tra le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare, che credo sia da un punto di vista sindacale la condizione minima, l'obiettivo di un sindacato, da un punto di vista sociale e politico è la condizione per riaffermare i principi della nostra Costituzione, cioè che una persona attraverso il lavoro, che è un suo diritto, possa vivere dignitosamente senza essere ricattato. Qui c'è un elemento di cultura e di rottura, lo dico banalmente perché questo non è un tema che ci si può girare attorno. In Italia e in Europa le peggiori leggi sul lavoro negli ultimi 20 anni le hanno fatte forze politiche che si richiamavano alla sinistra, che erano dell'Internazionale Socialista, non è che le ha fatte qualcun altro. E da un certo punto di vista, siccome le parole hanno un significato, banalmente io la dico, se io sono un giovane precario e sono precario sia quando c'è un governo che dice di essere di sinistra, poi viene un governo che dice di essere di destra e io rimango precario, poi viene un governo che mi dice di essere giallo-verde e io sono precario, poi viene uno che si chiama giallo-rosso e io sono precario. Per me, persona, che differenza c'è? Cioè quelle parole lì che significato hanno se la mia condizione rimane uguale e nessuno si pone il problema di affermare una condizione che mi permetta di vivere? Non so se è chiaro, perché allora le parole rischiano di perdere di significato e io credo che questo sia il processo da cui tu devi ripartire. Insisto, perché oggi non solo il lavoro è importante perché ognuno attraverso il lavoro ha un'identità e può permettersi di vivere, ma oggi sei di fronte anche a un passaggio nuovo, che non è più sufficiente, diciamo così, lavorare per vivere, diventa decisivo per continuare a vivere poter anche partecipare a discutere di che cosa fai, perché lo fai, con quale sostenibilità ambientale, con che significato. E da un certo punto di vista, se ci pensiamo, questo ha determinato anche un cambiamento nel mondo. Adesso la dico banalmente, chi ci pensava 30 anni fa che gli Stati Uniti erano quelli che mettevano i dazi e la Cina quella che chiedeva la globalizzazione dei mercati? C'era qualcuno che ci pensava 30 o 40 anni fa? No, adesso lo dico banalmente rispetto ai processi che sono avvenuti, ma se la guardo dal punto e da un certo punto di vista, se ci pensi, se c'è un tratto comune è che in entrambi le condizioni il problema del peggioramento delle condizioni di chi lavora è uguale, non è che è cambiato, non è che sei di fronte al fatto che sono due modelli diversi ma che cambia la qualità delle condizioni di chi lavora, da un certo punto di vista. Poi certo, se la ragiono, qui c'è un elemento anche
se vuoi, di difficoltà, di crisi, di errori. Per questo io penso che ci sia anche la necessità di un approccio culturale nuovo che assuma in modo ancora più radicale di quello che è stato fatto fino ad oggi la rappresentanza del lavoro inteso come libertà della persona, realizzazione della persona, e oggi il tema è anche qualità delle produzioni, qualità della vita e centralità anche dei bisogni. Questo certo che però vuol dire anche riequilibrare i rapporti e vuol dire avere però un progetto sociale di trasformazione in cui la centralità della persona e la centralità dei diritti sono l'elemento che fa la differenza. Questo a me sembra uno dei temi nuovi, diciamo così, che abbiamo di fronte. E io non percepisco in realtà dei bisogni di unità anche nelle forme di lavoro che dicevi prima. Cioè, questo significa, la dico per quello che riguarda la nostra organizzazione, la CGIL, questo vuol dire un cambiamento anche nostro. Perché se c'è una situazione di questa natura non è che deve cambiare solo qualcun altro, anche noi dobbiamo cambiare, anche le nostre camere del lavoro si devono aprire, anche i nostri strumenti, le nostre azioni. Cioè, da un certo punto di vista, in questo penso che ci sia quasi da tornare alle origini da cui sono nate le camere del lavoro, no? Cioè, alla fine del 1800, quando nascono le camere del lavoro in giro per l'Italia, diciamo così, si chiamavano camere del lavoro perché qualsiasi tipo di lavoro era lì. Cioè, se vai a vedere chi ha fondato le camere del lavoro, non c'erano mica solo i lavoratori salariati dipendenti, c'era la Lega dei Fornai, la Lega dei Calzolai, cioè chi lavorava e chi per lavorare aveva bisogno si è posto il tema fin da allora di avere anche dei luoghi in cui assieme l'affrontavi. Allora la gente non sapeva neanche né leggere né scrivere, però riconosceva che aveva bisogno di mettersi insieme perché era anche portatrice di un progetto di trasformazione sociale e ragionava sulla sua riunificazione come elemento di trasformazione. Se io ci penso oggi, in linea teorica, questo tema è ancora più grande rispetto a prima. Guardatevi intorno, andate in qualsiasi posto, vai in un ospedale, vai in un centro commerciale, vai in una televisione, vai in un'azienda industriale. Oggi quello che sta succedendo è che le persone, pur facendo lo stesso lavoro, non hanno gli stessi diritti e non hanno le stesse tutele, e c'è una competizione tra di loro incredibile. E dall'altra parte, se ci pensi, attraverso appalti, subappalti, sottappalti, finte cooperative, si è favorito anche un processo di riorganizzazione, diciamo così, fondato su una riduzione anche della qualità della produzione che fai, ma favorito da un processo, e te la dico in modo molto secca, per anni hanno tutti teorizzato che questa era la nuova cultura, cioè che questa era la modernità, non so se è chiaro. Probabilmente quelli che teorizzavano queste cose non hanno mai fatto un lavoro precario, perché io parlo, se parlo con i giovani, se parlo con chi è precario, alla domanda cosa vuoi fare da grande, a me nessuno mai risposto il precario, non ho mai trovato uno che mi dicesse tu da grande cosa fai, voglio fare il precario, io non l'ho mai trovato. Però lo dico, altri che non sono precari spiegavano che però essere precari era una cosa bella, interessante, perché ti permetteva di muoversi, capisci? Ecco, sono queste distanze secondo me che si determinano, che in un qualche modo vanno riaffrontate. In questo uno dice, ma c'è una responsabilità anche dell'organizzazione sindacale? Sì, secondo me sì, con ritardo abbiamo capito anche determinati processi, e da un certo punto di vista, se la guardo, oggi uno degli elementi che vedo è che l'organizzazione sindacale, se vuole avere un futuro, non si deve porre solo il problema di tutelare i diritti di chi lavora, si deve porre anche il problema di essere nella condizione, alle persone che vuol rappresentare, di metterle nelle condizioni di poter partecipare, di poter decidere anche su come si lavora, sulla possibilità di progettare anche un elemento di cambiamento. Cioè devi allargare e devi assumere anche un'idea, se vuoi ancora più forte, di soggetto che oltre a rappresentare il lavoro si pone il problema anche di una trasformazione sociale e di giustizia sociale ancora più di prima. Non sostituendomi ai partiti, voglio essere chiaro, ma avendo ancora più forte di prima un'idea di soggetto che ha in testa una trasformazione sociale. Del resto, sono tanto più con i cambiamenti tecnologici che ci sono, la tecnologia non è neutra. Lo decidono le persone, la progettazione la fa le persone, e da un certo punto di vista rimettere al centro oggi la persona e la realizzazione del lavoro della persona, secondo me è il vero elemento di cambiamento e di ricostruzione culturale. A me sembra che sia questo il punto. Non voglio banalizzare tutti i processi, diciamo così, che attorno esistono, ci sono più persone, dello spostamento delle persone, delle culture, delle religioni, non voglio banalizzare, anzi, penso
che oggi bisogna combattere quelli che vogliono semplificare la complessità perché non ti fanno capire quello che sta succedendo, non so se è chiaro. Cioè, se la, io non ho mai vissuto una situazione così complessa e difficile come adesso, adesso lo dico per me, anche nel lavoro che devo fare. No? E allora da un certo punto di vista oggi noi abbiamo bisogno di, quando le cose sono complesse, tu hai bisogno di mettere assieme l'intelligenza delle persone, hai bisogno di stimolare le persone, di favorire anche un sano conflitto di idee, di confronto, perché la democrazia è fatta di conflitto, è fatto di confronto tra le diverse, di mediazioni sociali, non di scontri o di semplificazioni. Ecco, allora qui siamo ad un passaggio, secondo me. Io non sono pessimista, nel senso non, è difficile la situazione, ma io, siccome in questo sono ottimista legato al fatto che la mia crescita è stata fatta insieme a tante persone che attraverso la loro intelligenza, lavorando, hanno non solo costruito la loro vita, ma cambiato anche la società in senso generale. Quindi sono ancora convinto che qui c'è una funzione sostanziale e decisiva, che in questo caso il mondo del lavoro, nelle forme con cui il lavoro si esprime oggi, quindi con anche questa necessità di cambiamento e quindi anche con la necessità di un cambiamento dell'organizzazione sindacale e della sua funzione, ma credo che sia una battaglia totalmente aperta. Banalmente ragiono sul fatto che la maggioranza delle persone per vivere ha bisogno di lavorare, ma è quella che conta meno, quindi è proprio il problema di come l'unifichi per essere in grado di cambiare anche la condizione. Sì, certamente questo dell'unificazione è un tema rilevante. Io volevo dire, naturalmente siamo la politica dell'immediatezza, dell'istante, ha portato in questi anni all'idea che ci fossero risposte facili a problemi complessi, che si potessero fare, come dire, arrivassero di soluzioni definitive che normalmente durano lo spazio di un giorno per lasciare il giorno dopo lo spazio ad altre soluzioni definitive. Abbiamo visto i balconi con l'abolizione della povertà, abbiamo visto le rivoluzioni culturali, quelle del fisco. Alla fine il risultato è, come dire, una bolla in cui diciamo tante cose, non c'è più prospettiva, progetti di medio periodo, quel lavoro paziente di trasformazione. E d'altra parte i problemi però, quello è un modo, come dire, per ottenere il consenso e per cercare di uscire da situazioni a cui non si sa dare risposta. D'altra parte la complessità è davvero forte. Io ho letto qualche tempo fa un articolo che diceva come si tengono insieme le classi operaie, perché di classi operaie ce ne sono almeno tre, e a Landini volevo capire come le tiene insieme con le stesse regole, con la stessa ideologia, gli stessi valori, lo stesso orgoglio di appartenere a una di queste classi, quell'orgoglio che abbiamo visto anche nello spettacolo c'era, ma in un certo senso d'altra parte veniva anche come dire, generava anche un sentimento di rifiuto ed esclusione. C'è la classe operaia dei tecnici che lavora ormai come tecnico specializzato e che gestisce magari in solitudine un investimento, una macchina che vale 300 milioni, che sa dare risposte, non ha bisogno del proprio capo reparto, ma sa dare risposte a problemi che si presentano durante la produzione, quindi con un alto tasso di specializzazione e con una capacità di trovare tanti lavori, quindi in cui probabilmente il tema della precarietà è un tema che non lo colpisce. C'è, come dire, un pezzo di classe operaia che ancora fa e sta la catena di montaggio in modo tradizionale applicata a un lavoro ripetitivo, e poi ci sono un po', come dire, il livello più basso di queste classi operaie che sono dai facchini delle norme da Amazon all'esplosione della logistica alle badanti, quasi tutti i mestieri che poi vengono, come dire, quasi completamente fatti da immigrati. Ma come si tengono insieme situazioni così complesse, come uno statuto dei lavori di cui la CGIL sta parlando, sta discutendo, tiene insieme situazioni così diverse e una rivendicazione e dei valori che probabilmente nell'interpretazione del facchino sono molto diverse di quelle dello operaio specializzato super tecnico. Credo che questo pone un tema anche nuovo in termini di diritti, e cioè in questa nuova era, diciamola così,
secondo me il diritto alla conoscenza diventa un diritto fondamentale. E se lo traduco da un punto di vista sindacale, per me significa che una delle nuove cose che noi dobbiamo rivendicare, provare ad ottenere, è che il diritto alla formazione, alla conoscenza permanente, lungo tutto l'arco della mia vita, deve diventare un elemento strutturato. Il che vuol dire che non è sufficiente andare a scuola in linea teorica fino alla università. Il tema diventa che anche nella mia attività lavorativa, in linea teorica, anche nella mia attività dopo la lavorativa, lo studio e la formazione debbono essere un diritto che le persone hanno la possibilità di esercitare. Faccio un esempio contrattuale per cercare di farmi capire. Se io lavoro e sono nel contratto di lavoro 40 ore alla settimana, perché devo fare il mio orario, ecco, è come se nei contratti dovessi scrivere che di queste 40 ore 36 me le paghi perché lavoro e 4 ore diventano un diritto alla formazione, allo studio permanente che tu mi devi dare. Perché questo della conoscenza e della formazione, secondo me, diventa uno dei diritti che permette di non tagliarmi fuori anche dai processi e anche dai lavori che vengono fatti. E dall'altra parte questo diventa anche un elemento perché questo diritto lo esercito anche col fatto che dentro ai luoghi di lavoro, proprio per cercare anche di superare quella subalternità nel lavoro che oggi esiste, io voglio poter rivendicare il diritto di quelle persone a poter partecipare e decidere anche su come si organizza il lavoro. Adesso la dico banalmente, la catena di montaggio, altre forme, non è l'unico modo possibile per poter organizzare il lavoro. E da un certo punto di vista, tanto più con anche le tecnologie che oggi sono messe in campo, non c'è un unico modo, possono migliorare la tua condizione di lavoro o la possono peggiorare a seconda di quello che fai. Cioè se ragioni dei fattorini o se ragioni dei rider, il problema del loro algoritmo che gli decide è chi lo contratta e come lo decidi. Noi nel nostro congresso in CGIL abbiamo lanciato lo slogan di contrattare l'algoritmo. No? In alcune fabbriche, in alcuni lavoratori mi dicevano che cosa stai dicendo, cioè cosa fai, come mangi, cosa vuol dire quella cosa lì. No? Noi ci lo stiamo cercando di farlo con Facebook. No, ma io quello che sto semplicemente dicendo è riportare alla condizione, cioè da quel punto di vista c'è anche un elemento culturale, la tecnologia non è neutra, anzi se la ragiono da un certo punto di vista oggi, anche con la tecnologia digitale, con la quantità di informazioni che hai, si pone anche un problema di democrazia, no? Digitale, cioè di chi ha questi dati, di chi li controlla, di chi li gestisce, con quale finalità, se ragiono è lavoro anche questo, eh? E da un certo punto di vista io penso che se la ragiono in questo senso, la cosa che prima veniva indicata anche del rischio che ci siano polarizzazioni, chi è super specializzato al limite fa un lavoro di un certo tipo e chi al limite è più sfruttato di prima perché è ancora più vincolato, è ancora più controllato da tecnologie che possono permetterti il controllo e tutto il resto. Allora io vedo questi due elementi, uno che è il diritto alla formazione permanente, alla conoscenza, allo studio e all'attività come diritto della persona di qui in avanti. Dall'altro vedo un cambiamento del sistema anche di relazioni sindacali tra imprese e lavoro in cui la progettazione congiunta, preventiva e la partecipazione dei lavoratori alla vita anche delle imprese, non perché mi dai delle azioni o perché sono nel consiglio d'amministrazione, ma perché ho la possibilità di dire la mia sulle scelte che vengono fatte e quindi di essere riconosciuto come una persona che ha anche dei diritti in termini di idee, di proposte, di funzionamento di quell'impresa. Lo vedo come elemento. Poi c'è un altro tema, non dico nuovo, sicuramente nuovo perché oggi è l'altro elemento di cambiamento di fondo con cui anche fare i conti, che è un'organizzazione anche come la nostra sta facendo i conti, che anche in realtà, e anche questo è un aspetto io credo rivoluzionario, se la ragiono nella logica del partito, nella logica del sindacato, è un elemento anche questo di cambiamento culturale, è che riconoscere la differenza che oggi c'è, cioè il fatto che il mondo è fatto da uomini e da donne. E che da questo punto di vista riconoscere quella cultura di quella differenza vuol dire anche pensare ad una progettazione del modo di lavorare, del modo di vivere che tiene conto di questa differenza, non come di una differenza che allontana, ma come di una differenza che arricchisce e che da un certo punto di vista pone anche la necessità di un cambiamento nella cultura e nel fare politica e nel fare organizzazione. Anche questo, secondo me, è un altro passaggio di cambiamento con cui noi siamo chiamati a fare i conti, ma che vuol dire farli da un certo punto di vista. Ecco, a me sembra che questo sia un altro orizzonte e un altro problema con cui noi dobbiamo misurarci fino in fondo.
Andiamo su un tema un po' più squisitamente legato all'attività e all'attualità. Prima c'era la classe operaia contro i padroni, ora c'è prima gli italiani, prima i francesi, prima gli americani. Non ci sono più gli oppressi, ma ci sono gli esclusi, gli emarginati, i colpiti dalla globalizzazione e dalla rivoluzione tecnologica. Così gli operai francesi, viene ricordato nel libro e nello spettacolo, votano per il Front National e probabilmente in molte manifestazioni della CGIL contro il governo, soprattutto nell'ultimo periodo, c'erano tanti manifestanti contro il governo che la domenica dopo, se c'erano le elezioni, andavano a votare per i partiti di governo e per i partiti, come tra virgolette, populisti. È una contraddizione. Come è accaduto tutto questo? Ma è un tema che c'è, il fatto che in Italia... Cioè solo la destra alla fine interpreta il disagio in questo momento? Non credo che sia così. Il punto che vedo è sicuramente che la destra in questo caso ha utilizzato una rottura, secondo me, drammatica che si è determinata da anni tra il mondo del lavoro e la rappresentanza politica. Adesso io non la voglio banalizzare, ma per dare un'idea molto precisa, se uno mi racconta come è avvenuto in alcuni casi, lo dicevo prima, è avvenuto in Francia, è avvenuto in Spagna, è avvenuto in Germania, cioè i processi di precarizzazione nel lavoro. Io insisto su questo passaggio, perché secondo me è un punto che rimuoverlo ci porta a non capire cosa sta succedendo. I processi di precarizzazione, che generalmente sono avvenuti attraverso provvedimenti legislativi, che hanno ridotto i diritti, che si sono inventati più forme di lavoro. E se queste cose qui sono sostanzialmente state fatte da forze politiche che facevano parte dell'Internazionale Socialista, adesso io non voglio polemizzare, ma quando c'era un premier che ha detto che la cosa più di sinistra che aveva fatto era il Job Act, distinto, a me è venuto di pensare che allora io con la sinistra c'entravo poco, se quella era una cosa particolarmente di sinistra, no? Allora, la dico non per polemica, non so se è chiaro, perché può anche essere che chi l'ha fatto sia proprio convinto che sia quella cosa lì, non so se è chiaro, no? Quindi non voglio, dico, mi metto nei panni sostanzialmente delle persone e ragiono che a quel punto lì quello che scatta è un altro meccanismo. Cioè, se io ti racconto la cosa che a me colpisce, se oggi vai a fare un'assemblea e se discuti, è che c'è un timore, c'è una paura della gente di perdere il lavoro, no? E in un qualche modo la cultura che è venuta avanti è che hanno paura di quello che è di fianco a te, perché al limite è precario, perché al limite non è italiano, non so se è chiaro. In quei casi lì l'operazione che io tento di fare discutendo con loro, e la discussione non è mai semplice, la discussione a volte è anche agitata, no? Quando discuti, è quello di tornargli a ricordare una cosa molto precisa, che sono balle quelle che raccontano che non ci sono più quelli che lavorano e non ci sono più quelli che sfruttano quelli che lavorano, non so se è chiaro. È proprio una bugia totale. E da un certo punto di vista questa regola che le persone che lavorano hanno bisogno insieme di unirsi per essere meno sfruttati, e la controparte rimane quello che ti sfrutta, il tuo obiettivo deve essere quello di superare lo sfruttamento nel lavoro. Io continuo a considerare che sia un elemento di fondo per ricostruire anche una solidarietà, per ricostruire anche un punto di vista, non so se è chiaro. Allora, dopodiché, se questa cosa non avviene perché ti viene raccontato che invece c'è un pensiero unico e che in realtà è tutto uguale e semplicemente l'arte del governo diventa quello chi gestisce meglio le cose, ma questa cultura, questo pensiero unico non viene messo in discussione, è chiaro che a quel punto lì allora a buon gioco di fronte alle diseguaglianze chi ti descrive un altro mondo e ti dice che allora a quel punto lì appunto prima gli italiani o facciamo il muro e ti raccontano cose anche che poi non avvengono, perché sei di fronte anche delle contraddizioni molto concrete, no? Adesso la dico banalmente, sono certamente riusciti ad avere una forza anche comunicativa per farci credere che noi siamo un paese invaso, no? Perché sono riusciti a farlo, da un certo punto di vista hanno avuto una capacità, ma se tu guardi i numeri concreti, ma nel 2018 sono di più gli giovani italiani che se ne sono andati all'estero degli stranieri che sono venuti nel nostro paese, eh? Cioè se uno va a vedere i dati concreti, i processi reali che sono avvenuti, hanno una caratteristica diversa, però il processo che è venuto prima è un processo che ha aumentato le diseguaglianze, che ha lasciato, le persone si sono sentite da sole, si sono sentite non rappresentate, anzi in un qualche modo gli hanno quasi detto che era una loro colpa, un loro problema, se erano in una condizione di questa natura, perché non erano stati capaci di affrontare la situazione in una fase in cui si sono ridotte anche le tutele per affrontare processi di questa natura. E lo dico perché le diseguaglianze in questi anni sono aumentate in un modo
senza precedenti. Banalmente, qual è l'elemento di novità? Io la dico per me. Io, quando io ero bambino, il fatto che mio padre in casa mia, anche se eravamo in cinque fratelli, lavorasse, era quello che determinava che lavorando lui non eravamo considerati poveri, no? Oggi sei di fronte al fatto, e questo è un tema che non è che lo devi prendere, è avvenuto per altri processi, oggi sei povero lavorando, questo è il tema, eh? Questo è uno dei, cioè, è l'impoverimento che è avvenuto. Questo elemento, insisto, se non viene letto e costruito come un elemento che va combattuto, perché è un elemento di ingiustizia che si è determinato e che quindi devi cambiare sostanzialmente anche il sistema, è chiaro che allora prevale un'altra cosa, prevale anche un'altra logica, prevale anche un altro elemento. E sicuramente io credo qui c'è anche un elemento di vuoto, di rappresentanza che si è determinato. Poi, da un certo punto di vista, certo che c'è un elemento, se vuoi, anche di contraddizione, no? Però mi permetto di dire, se guardo anche la storia nel nostro paese, non è la prima volta che iscritti ai sindacati possono votare anche per partiti che non sono esattamente partiti di sinistra. È la storia del nostro paese, ma è così in senso generale. Il punto vero è che si dovrebbero chiedere i partiti, in questo caso, perché queste persone rimangono iscritti ai sindacati, non perché votano certi partiti, perché a quel punto lì il problema dei partiti sarebbe tornare a ricostruire un rapporto con queste persone, chiedersi sostanzialmente perché avvengono. Perché, la dico banalmente, adesso c'è chi dice ha riempito Piazza San Giovanni, c'è anche chi l'ha riempita prima, e quando noi a febbraio abbiamo riempito Piazza San Giovanni c'era anche gente che aveva votato quel governo che non c'è più adesso, eh? Non è che non è venuta e che era contenta, lo dico perché a volte le persone sono più avanti anche di noi, questo è l'elemento. Cioè, una delle cose anche che devi vedere è che a volte le persone nella loro vita normale sono anche in grado di ragionare, di essere anche un po' più avanti di quello che qualcuno pensa di poterli rappresentare. Poi sicuramente sei in una fase anche difficile sul piano anche culturale, secondo me c'è bisogno anche di un'azione che sia in grado di mettere e di colpire questo elemento di regressione. Io insisto, non vivo da un'altra parte, ma continuo a pensare che ci sono le condizioni per poter cambiare sostanzialmente questa situazione. E lo dico proprio perché siamo di fronte a un elemento di passaggio molto forte, e cioè il modello che poi ha prodotto anche queste diseguaglianze, oggi è di fronte a una fase che non è in grado di dare le risposte alle domande di cambiamento che nel mondo stanno venendo avanti. Facevo l'esempio prima, se vuoi, della differenza di genere, facevo la differenza prima della questione ambientale, e quindi penso in realtà che si apre una opportunità se però sei in grado di assumere, e non solo di ripensare e di costruire un rapporto tra la rappresentanza del lavoro e un'idea di futuro della società che sia in grado di combattere queste diseguaglianze. Ma è questo, secondo me, il processo che va ricostruito, che è frutto però anche di un processo sociale, di una battaglia sociale, della ricostruzione di un progetto, del rimettere assieme le persone, di essere in grado di ridare una visione a un progetto di trasformazione sociale. Questo, io continuo a pensare che di questo noi ne abbiamo bisogno. Banalmente, fin quando, come succede adesso, la maggioranza delle persone, insisto su questa cosa, per vivere ha bisogno di lavorare, io penso che quello continua a essere un elemento di rappresentanza fondamentale per cambiare la situazione. Posso togliermi una curiosità? Non so se l'avete fatto. Avete un'analisi su cosa votano i vostri iscritti? L'abbiamo fatta quando ci furono diverse elezioni, adesso le ultime politiche, quando ci sono state nel 2018. Sembra una vita fa, perché qui i governi cambiano in continuazione, ma diciamo è poco più di un anno e mezzo fa. Poi, da quell'indagine che noi abbiamo fatto, poi come tutte le indagini possono avere dei margini di cambiamento, tu avevi sicuramente una parte anche degli iscritti che non vanno più a votare, e questo è un pezzo che ha una sua, e anche del mondo del lavoro, no? Perché poi l'astensionismo nel nostro paese è aumentato, le ultime elezioni politiche, ma se guardi addirittura anche le europee, ormai non dico uno su due, ma sei tra un 25 un 30% di gente che a votare non ci va. Lo dico perché questo elemento qui nella storia del nostro paese è uno degli elementi che non era mai avvenuto. Se tu vai a vedere dal dopoguerra fino alla fine degli anni 90, eri ad una media di voto che superava ampiamente il 90%, no? Quindi questo fatto che ormai un terzo come minimo, e in alcune situazioni anche di più, a votare non ci va più,
Io considero che questo è un problema molto forte che andrebbe affrontato con più forza e con più ragionamento. Poi, se vai a vederlo, sicuramente tra gli iscritti in questa indagine che noi abbiamo fatto, in quelle elezioni lì, quelle dove, non quelle europee, le altre, quasi un 30% che veniva fuori aveva votato per, credo, i 5 Stelle. Poi c'era una quota che aveva votato per la Lega e circa una metà, grosso modo, che si articolava tra varie formazioni, diciamo, della PD, della sinistra in senso generale. Quindi avevi una divisione con queste caratteristiche, stando a quella votazione. Se fai, probabilmente le europee sono anche cambiate. In quello studio emergeva un dato che dà un senso. Se tu prendi il 2008 e poi prendi il 2018, questo era lo spaccato, avevi come dato di quello studio lì che c'erano 20 milioni di persone che avevano cambiato voto. E cioè con una, non solo era aumentato chi non andava a votare, ma avevi anche una mobilità nel voto che è l'altro cambiamento radicale sostanzialmente che c'è stato nel nostro paese, frutto poi anche naturalmente anche del processo e di quella che è stata anche l'evoluzione sostanzialmente anche della politica. E cosa analoga è anche negli altri sindacati, cioè non è che questa cosa è una cosa che riguarda la CGIL, se la guardi anche, se penso ai sindacati più strutturati, CGIL e CISL UIL in questo caso, poi naturalmente ci sono anche altre formazioni sindacali minori, adesso insomma se guardo il sindacato confederale, lo dico perché nel nostro paese se metti assieme CGIL e CISL UIL assieme continuano a contare qualcosa come 11 milioni e mezzo di persone iscritte, quindi che se la guardo anche nel panorama più generale europeo, è un livello di sindacalizzazione molto alto, no? È chiaro che questo elemento è un elemento che ha attraversato e questo processo, se lo guardo da quel punto di vista lì, non ha riguardato solo la sinistra tradizionale. Se la guardi in senso generale, sei anche di fronte al fatto che c'è un processo analogo anche dentro il mondo cattolico. E cioè sei di fronte anche al fatto che anche nel mondo cattolico hai una parte di mondo cattolico, sia iscritto al sindacato, sia praticante, che pur praticando, in un qualche modo, quando va a votare, vota, diciamo così, anche formazioni politiche, se penso alla Lega o ad altre cose, che a volte sono un po' in contraddizione con quello che in un qualche modo sarebbero determinati valori. Quindi sei di fronte, se la guardiamo da un certo punto di vista, ad un processo, diciamo così, anche di cambiamento. Poi non so se qui servirebbe il sociologo del libro per capire meglio cosa sta succedendo, ma sicuramente questi sono processi che stanno venendo avanti in modo molto forte. Ecco. Io non so, lo lascio lei a dire, se per la CGIL è ancora un valore dire o richiamarsi alla propria appartenenza alla sinistra. Quello che sicuramente abbiamo visto in questi ultimi tempi è che la sinistra fa una certa difficoltà, l'abbiamo visto nelle elezioni umbre, a stare in mezzo alla gente. Naturalmente una delle chiavi del successo di leader come Salvini o altri leader di questa natura in altri paesi è che alla fine, come dire, battono palmo per palmo, oltre che essere molto, avere, come dire, una certa dimestichezza in macchine che si organizzano sui social network, però battono palmo per palmo le città, i borghi, le osterie. Ho visto addirittura a un certo punto che l'accusa era di frequentare le proloco, che sono una cosa che... c'è, come dire, la sinistra è diventata snobistica, è diventata la sinistra d'élite, non riesce più ad avere, come dire, cittadinanza e a trovarsi a proprio agio in mezzo alle persone che hanno tutti i problemi che lei raccontava di lavoro e di vita. Beh, sicuramente alle parole, secondo me, bisogna ridargli un significato, ecco, credo che questo sia un tema che ha una sua importanza e significa anche richiamare sostanzialmente i valori e da un certo punto di vista significa anche richiamare una pratica. Adesso prima dell'Umbria guardi altre cose, no? Cioè se tu guardi il voto e scopri in una città come Roma che in quasi tutti i quartieri dove il PD o chi si richiama a sinistra, l'unico quartiere a Roma che ha vinto le elezioni è il Parioli, tutti gli altri vincono altre forze,
Questo dice di per sé che c'è qualcosa è avvenuto, no? Cioè che si è determinata una distanza. Che da un certo punto di vista è chiaro che uno degli elementi è anche il rapporto. Cioè, se ragiono la forza di un'organizzazione sindacale, come la CGIL o come altre organizzazioni, è proprio legata al fatto che, al contrario, noi siamo sul territorio. In ogni comune c'è una camera del lavoro, sei nei luoghi di lavoro. La nostra forza è fatta che abbiamo persone che ogni mese pagano la tessera e ci sostengono, non è che abbiamo altri elementi pubblici, siamo persone che nei luoghi di lavoro sono rappresentate da delegati e delegati eletti da altre persone, stiamo parlando di centinaia, di migliaia di persone che rappresento, cioè tante volte in un luogo di lavoro chi è iscritto conosce il delegato che è eletto, non sa neanche chi è il segretario generale o il segretario in senso generale, no? Quindi lo dico da un certo punto di vista perché pur nell'era della tecnologia, della comunicazione, il problema del rapporto con le persone e del fatto di essere vicino alle persone, io lo continuo a considerare un elemento di fondo, e quando questa cosa viene sostituita o teorizzata da altre forme di lavoro, cioè che basta la delega, vorrei ricordare che questa storia di cancellare i corpi intermedi di rappresentanza è una cosa che ha tagliato trasversalmente tutti, non è che ne ha tagliato per poi, cioè questa storia dell'uomo solo al comando nella storia del nostro paese ha riguardato in senso generale il centro, la destra, la sinistra come cultura, e io quella la considero una malattia grave, non so se è chiaro, cioè la considero proprio un errore di fondo, perché il problema di ricostruire un rapporto con le persone è decisivo, e in più se la guardo anche sul piano dell'informazione, forse lei lo sa anche meglio di me, ma se tu adesso vai a vedere, in base all'età che le persone hanno capisci anche con quale strumento si informano, no? Quindi da un certo punto di vista tu oggi, se vuoi affrontare questo problema, hai la necessità di essere in grado di agire su tutte le forme di informazione che oggi ci sono, compreso il fatto di non perdere quello che è un rapporto diretto con le persone per i problemi che hanno e non lasciare da solo nessuna persona. Questo io lo continuo a considerare un elemento decisivo per chi vuole impegnarsi socialmente, per chi vuole sicuramente per fare il sindacato, se non fai così il sindacato non lo fai. Ma penso che da un certo punto di vista questo è un problema anche di chi vuol fare politica, perlomeno se vuol fare politica nella rappresentanza delle persone. Cioè non è che tu dici io rappresento le persone senza che le persone che vuoi rappresentare abbiano la possibilità di dire quello che pensano, di intervenire, di giudicarti, di decidere assieme a te. Anzi, più riduci gli spazi di democrazia e di partecipazione e più favorisci anche forme, diciamo così, di chi pensa di essere da solo al comando, di essere in grado di affrontare questa situazione. Del resto, se ci vogliamo fare i conti, è un pezzo della nostra storia, eh? Cioè non è che adesso, a proposito di parlare, non è che il fascismo non è mica nato da un'altra parte, è nato anche nel nostro paese. Cioè se uno vuol fare i conti dovrebbe anche non rimuovere determinati processi e determinate situazioni che in un qualche modo sono avvenute, sono intervenute, e in un certo senso io credo che mai come adesso, insisto per la complessità dei problemi che c'è, ci sarebbe bisogno di aprire anche un processo di altra natura e credo anche ricostruire un elemento di partecipazione. Lo dico perché in un qualche modo anche l'uso delle forme di tecnologia può essere affrontato. Adesso ne discutevamo anche oggi, avendo avuto un'iniziativa a Lombardia, la regione dove la CGIL ha più iscritti di tutta Italia, essendo anche una grande regione, essendo da tanto punto di vista. Noi stessi ci stiamo ponendo il problema, se uno con un'organizzazione come la nostra ha più di 5 milioni di iscritti, noi abbiamo il problema di, lo dico banalmente, di non di continuare a considerarli dei numeri, noi abbiamo bisogno di sapere nome, cognome, problema, di costruire un rapporto, di essere in grado di dargli spazi di intervento, di sapere che bisogni hanno, di essere in grado di farli partecipare, se vogliamo fare nuovi iscritti e se vogliamo allargare un elemento anche di partecipazione e di rappresentanza. E io penso che questo sia il modo per costruire anche una cultura diversa, per combattere e di costruire sul territorio anche delle pratiche di integrazione, di mutualità, di bisogno. Banalmente la solidarietà, adesso la dico, non è che uno nasce, io sono figlio di mio padre era solidale, quindi geneticamente sono nato solidale anch'io, non funziona così. Cioè la solidarietà è un processo che si costruisce e da un certo punto di vista la vera solidarietà non è tra uguali, perché far solidarietà tra uguali è la cosa più semplice di questo mondo. La solidarietà vera è quando la fai tra diseguali e quando se quelli che stanno peggio capiscono che sono pronti a fare qualcosa per chi ha dei problemi diversi. E io penso che questo è un valore fondamentale, non so come dirlo. E da un certo punto
punto di vista devi anche affrontare il fatto che se culturalmente in un qualche modo per errori che hai fatto hai perso, devi avere l'umiltà di riconoscere che hai perso e di ripartire. Se succede che in un'elezione non ti vota e perdi metà dei voti, non è che quei metà che non ti hanno votato non hanno capito, non so se è chiaro. Sei tu che non hai capito quello che stava succedendo e ti devi porre il problema di come rientri in sintonia con le persone. Questo banalmente è il tema che io vedo, non che io ho studiato di più e ti spiego a te, se io vado dai miei iscritti a dirgli cosa debbono fare con la politica mi mandano a stendere e avrebbero ragione, perché farei uguale se fossi io dall'altra parte che ho qualcuno che mi spiega che cosa devo fare perché voglio usare la mia testa. Ma allo stesso tempo il mio ruolo, perché a proposito di valori, certo, per me la Costituzione è un elemento fondamentale, la CGIL rimane un'organizzazione antifascista e antirazzista, fuori dubbio, e per me questi sono valori di fondo, ma il punto oggi è come li traduci quei valori e come ricostruisci, insisto, un'unità sociale del mondo del lavoro. E oggi ricostruire questa unità, ed è l'importanza secondo me del pensiero femminile, femminista, è che oggi l'unità la devi fare valorizzando le diversità, questo è il punto, quindi non è semplicemente, e in questo caso anche le diversità di genere hanno un elemento di fondo che chiede un cambiamento, e questo per onestà non lo dico, richiede un cambiamento soprattutto agli uomini, non è che richiede un cambiamento, è la cultura di un certo tipo che in un qualche modo è quello che anche ha avuto una preminenza nella politica, ha avuto una preminenza nel partito, in alcuni casi ha avuto una preminenza anche nel sindacato, ecco io credo che una serie di cambiamenti è anche questa. E io continuo a pensare che ce la possiamo fare, ecco, adesso è detta come va detta, sì. Brutalmente. Abbiamo finito il nostro tempo, se mi permette proprio una battuta, una curiosità da giornalista politico, come va con questo nuovo governo e che previsioni fa? Quante ore di tempo ci abbiamo? 30 secondi. No. Allora, nel testo, e poi per voce di Sonia che lo interpreta, c'è una domanda che pone Didier Ribon, non è la soluzione di tutto, ma pone delle domande, e c'è una domanda secondo me fantastica, fantastica per la profondità. Dice, non è che mia madre, che è morta di flebite perché stava in piedi 15 ore, vota estrema destra perché pensa che questa destra la difenda da chi è messo peggio di lei, da chi è più escluso di lei? E questa è una domanda seria, è vero? Certo, è un problema di secondo me questo è un punto questa vero. Questa è la domanda. Questo è il processo che c'è, sì. Allora, il sociologo non lo risolve, però nello spettacolo e il fascino di questo testo è proprio questo. Secondo me questo tema... Ecco perché sia la sinistra che la destra l'hanno preso male. Secondo me questo tema, permettimi, lo affronti discutendolo. Sì. Cioè, se vado in una fabbrica e discuto di certi temi, c'è da discutere, c'è da litigare, ma solo se discuti e ti misuri e affronti quella paura lì, allora sei in grado di poter ragionare e al limite, non dico di come, ma comunque di mettergli dei dubbi e di ragionare sul perché il suo problema si può risolvere in un altro modo. Se non lo fai e pensi che quello lì non ha capito perché... Non stai capendo, perché a quel punto lì il suo problema rimane il suo problema. Non è che chi ha quel problema lì è diventato fascista, non è che chi si muove così è diventato razzista, non so, chiaro. Ci sono le ragioni e le paure che stanno dietro. È questo a cui tu devi essere in grado di intervenire ed è quello che adesso non viene più fatto, secondo me. Questo è un punto. Se penso al governo, dico banalmente che noi stiamo chiedendo a questo governo di cambiare le cose e da un punto di vista sindacale stiamo rivendicando che ci siano dei cambiamenti sulle cose molto precise. Adesso la dico molto banalmente, per me sentire che finalmente non si parla più di flat tax e di condoni fiscali, ma si parla di ridurre le tasse al lavoro dipendente e ai pensionati e di combattere l'evasione fiscale, diciamo così, a me è una musica che mi piace, non so come dirla. Poi, riesci a farlo o no? Non lo so. E se non lo fai, io devo fare il mio mestiere, non so se è chiaro. E cioè devo battermi, andare in piazza, fare quello che devo fare perché si ottengono quelle cose lì. I cambiamenti sono questi, così come altre riforme che debbono essere affrontate. Ce la farà? Io non lo so. Io posso rispondere per quello che facciamo noi. E in questa fase noi non abbiamo intenzione di fare sconti a nessuno e allo stesso tempo pensiamo però che ci sia venuto il momento di cambiare le cose, di provarle a cambiare. In linea teorica delle riforme, se si vuole, si possono fare. Formalmente questo governo, in Parlamento una sua maggioranza ce l'ha. Se vuole fare delle cose, le fa,
Poi ognuno si deve assumere le responsabilità di quello che fa, non è dar sempre la colpa a qualcun altro, non serve. Capri espiatori, basta, ognuno si assuma le sue responsabilità e faccia la sua parte. Bene, grazie. Grazie a Maurizio Landini, grazie a voi che ci avete ascoltato. Abbiamo fatto da apripista uno spettacolo che sarà bellissimo e che sta andando, Sergio mi dice, sta andando molto bene, quindi cerchiamo le cose. E buona serata a tutti e buon spettacolo. Grazie. Grazie.